Ermanno Corsi, per anni ai vertici delle categorie professionali dei giornalisti in Campania, ha conosciuto tanti anni fa Orlando Duva, l'artista che noi ricordiamo oggi qui a Casoli. Ecco, un pensiero per l'artista, un pensiero per l'uomo, un ricordo. Beh, per prima cosa ringrazio l'ingegnere Clarino che mi ha consentito di essere qui per ricordare a 70 anni dalla nascita e a quasi 20 anni dalla morte Orlando Duva. Ora io, la mia conoscenza risale al tempo in cui presidente dell'Associazione Napoletana della Stampa e quindi del Circolo della Stampa ospitammo in Villa Comunale una mostra molto bella di Orlando, una 80ina di tele, dove veniva fuori una personalità fortemente irrequieta, ma non instabile, irrequieta. Sostanzialmente era un vagabondo dell'esistenza, però spinto dalla necessità di superare il dualismo tra spirito e materia, tra mondo fisico e mondo spirituale, quella che giustamente è stata poi la costante trivellazione della sua anima, trivellazione che ha smesso di compiere quando si è ritirato in preda, probabilmente preso da un forte senso di misticismo, per concludere la sua vita in un eremo dei Camaldoli. Quindi è un personaggio che ha prodotto quadri molto, intrecciando più filoni artistici, ma ricavando da questo una sua identità. È giusto che Casoria lo ricordi. Le motivazioni, diciamo, che partono da lontano. Io sono nato nello stesso vicolo di Orlando Duva, quindi ci conosciamo da bambini. Ci siamo frequentati moltissimo durante la sua vita artistica, quando lui stava a Casoria. Poi, diciamo, lui è andato via e io ho cercato già di organizzare qualcosa l'anno scorso attraverso l'assessore alla cultura, però poi, diciamo, che come le solite cose non si riesce più niente. Quest'anno invece, sulla spinta di un amico, Renzo Nicorelli, il quale mi disse: ma guarda che noi, diciamo, quest'anno ricade il 70° anniversario della nascita, perché non organizzi qualcosa? Perché mi disse, perché non organizzi? Io, diciamo, che per problemi personali avevo lasciato cadere la cosa. Poi, per situazioni che è meglio qui non ricordare, diciamo, mi hanno dato la carica per fare questa mostra. E, diciamo, alcuni amici mi hanno sostenuto, però poi mi hanno sostenuto solo a parola alla fine, perché alla fine, diciamo, sì, ho avuto la collaborazione dell'architetto Arcella per la sistemazione dei quadri, però, diciamo, alla fine ho dovuto fare tutto io. Comunque sono soddisfatto perché, diciamo, vedo che la cosa è riuscita, la sala è piena, certo, e quindi, diciamo, la cosa mi soddisfa parecchio, diciamo, questa commemorazione che abbiamo fatto. Nella memoria di Orlando, diciamo, sì, nella memoria è stata ben rispettata. No, benissimo, è stata ben rispettata, e penso che insieme a Mimmo Natale probabilmente organizzeremo qualche altra cosa per l'anno prossimo, per farlo conoscere ai giovani, insomma, soprattutto ai giovani casoliani. Purtroppo questa città dimentica spesso i suoi uomini illustri, e se ne sono tantissimi. È la città dei quattro santi, dei due cardinali, di tante persone che hanno dato lustro alla città di Casoria, ma ci sono tante altre storie da raccontare. Quella del pittore, dell'artista internazionale Orlando Duva, che io mi sono permesso di definire il Kandinsky casoriano, diciamo. Purtroppo ci sta una Casoria, diciamo, legale, che dimentica la storia della città, è molto, molto distratta, mentre c'è una Casoria reale che vuole trasmettere alle nuove generazioni una lunga tradizione artistica e diciamo di storia illustre della città, che è molto diversa dalla Casoria che noi purtroppo vediamo tutti i giorni, una città che ci opprime, una città che è nel degrado, ma noi che siamo la generazione che ancora ricordiamo, diciamo, una lunga tradizione storica della città di Casoria, non dobbiamo fare in modo che questa tradizione venga dimenticata. Dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni le vestigie di una Casoria che non c'è più, ma che è una Casoria che comunque potrà, partendo dal suo passato, programmare un futuro più sereno.